Allora, noi oggi, non so perché, la frase con cui mi sono svegliato stamattina era "I cavalieri che fecero l'impresa". Era un vecchio film, secondo me ho capito il motivo. Il motivo è che noi abbiamo di fronte delle imprese. Impresa è una parola che ha un doppio significato, un significato economico, quindi chi mette su un'azienda, e un significato anche un po' più alto, fare l'impresa, il calciatore che fa l'impresa, l'atleta che compie un gesto straordinario. E non è un caso, secondo me, che le parole siano collegate. E il perché ce lo spiegheranno loro. Io prima di tutto, però, siccome noi facciamo un incontro sul tema economico, la seconda domanda con cui mi sono svegliato stamattina è: ma che cos'è in fondo l'economia? Allora, io avevo il sospetto che molti di voi pensassero che l'economia è tutto ciò che gira intorno ai soldi, e che è una roba che serve a fatturare e basta, e se poi si trattano male anche le persone che lavorano con me, va anche meglio, mi merito un gallone. Allora, getto il guanto di sfida, non si fa nei convegni questi gesti, ma io lo faccio lo stesso. Vi propongo un'altra visione dell'economia, un altro modo di capire cos'è l'economia, ma non lo dico io, perché voi potreste dire, vabbè, te la sei studiata, lo faccio dire a un personaggio di Walt Disney, che in un film che si chiama Io Robot, l'avete visto? Ecco, a un certo punto c'è questo robottino che va in un laboratorio, incontra un robot più grande, più esperto, innovatore, e loro parlano così. Io ascoltando ho detto, questa è l'economia, da qui dobbiamo partire nel nostro incontro su creatività ed economia. Così è un buon modo per cominciare. Perciò ricorda che tu sia un robot composto da pezzi nuovi, vecchi o di ricambio. Di qualsiasi cosa tu sia fatto, puoi sempre brillare. Sta parlando a me, papà. Certo, figliolo, è così. Bene, gente, andiamo ad inventare! Io adoro armeggiare, ma non esiste marchingegno al mondo che abbia valore senza una buona idea di partenza. Quindi guardati attorno e se vedi un bisogno, comincia a pensare e fatti venire delle idee per soddisfarlo. Un'idea ne farà nascere un'altra e in men che non si dica, avrai la soluzione. Se vedi un bisogno, soddisfalo. Ha ragione, papà. Io devo cercare un bisogno. Ok, allora, cosa ne dite? E se l'economia fosse un qualcosa che le persone, gli uomini hanno inventato per rispondere ai bisogni, prima ancora che per fare soldi? E che se magari i soldi fossero solo uno strumento per rispondere ai bisogni? Io una volta ho fatto un esperimento e poi do la parola a loro. Sono andato al panettiere, me la sono giocata tutta, proprio ho detto, qui o la va o la spacca. Gli ho detto, scusi, ma lei perché ha aperto questo negozio? E lui, sapete cosa mi ha risposto? Perché devo fatturare di più? Lui mi ha detto, perché voglio fare un buon pane. Ecco, Isabella, allora, chi sei e che cosa fa la tua impresa? Grazie Nicola, ciao a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi e appunto a raccontarvi della nostra startup. E ringrazio innanzitutto DS dell'invito e appunto la Cavalieri per appunto ospitarci per l'organizzazione di questa bella giornata. Allora, Just Knock che cos'è? È una piattaforma digitale che permette di trovare idee, trovare lavoro inviando idee al posto del curriculum. Per cui è appunto una piattaforma, adesso vorrei partire con un video che vi spiega il perché abbiamo deciso di fondare la nostra società. È un profilo junior. In teoria molto slegato dall'ambito in cui dovrebbe prendere a lavorare. Questo profilo, da un punto di vista di skills, è quello che mi ha colpito. Escludo questo primo profilo. Sono una persona precisa, curiosa e affidabile, amo il contatto con le persone, lo dicono tutti. Yeah.
Puccinelli. Il primo fuori candidato è Oscar Farinetti, fondatore di Italy, ex proprietario di UniEuro. Chiara Ferragni. Bene. Renzo Rosso, è il founder di Diesel. Credo che uno dei problemi che le organizzazioni hanno e che usano ovviamente per il pre-screening un documento che non è sempre rappresentativo della richiesta che ci sta dietro. Può essere l'unico modo per selezionare? No, sicuramente, e non può neanche più essere l'unico modo per fare screening, a mio avviso. Allora, questo video rappresenta il perché abbiamo deciso di fondare Just Knock. Noi non ci siamo sentiti rappresentati in un curriculum. Spesso, soprattutto, appunto, Just Knock è nata nel momento in cui avevamo terminato gli studi, per cui l'idea è venuta alla mia socia Marianna, che ha 24 anni, aveva fatto l'Istituto Europeo del Design, poi aveva fatto un master al Politecnico di Milano, in branding e comunicazione, e poi ha iniziato a cercare il suo primo lavoro e per cui ha iniziato a pensare a cosa scrivere sul suo curriculum e si è detta: ma io non ho esperienza da scrivere, per cui al di là del mio percorso di studi, del voto di laurea, dell'università di provenienza, non so cosa raccontare. Per cui ho detto: è possibile che non ci sia un altro canale per entrare in contatto con le aziende per cui io vorrei lavorare? E da lì ha detto, ha trovato una risposta appunto a un suo bisogno, ha detto: ma forse i progetti che io concretamente ho fatto durante il mio percorso di studi possono davvero rispecchiare quello che io so fare concretamente, possono trasmettere quella che è la mia passione, quelle che sono le mie competenze. Per cui da lì ha iniziato a cercare se ci fosse una piattaforma che permettesse l'invio di progetti. Non l'ha trovata, ha detto: benissimo. Facciamola. Io al tempo ero a Zurigo, mi occupavo di ricerca e selezione del personale, per cui mi occupavo di supportare le aziende a individuare le migliori persone che potessero appunto lavorare con loro, e mi trovavo appunto anch'io a cercare tra migliaia e migliaia di curriculum appunto che le aziende ricevevano quale potesse essere la persona migliore, partendo sempre appunto da un pezzo di carta dove c'era scritta l'esperienza, e spesso le aziende ti chiedono di andare a ricercare l'omologo, una persona che ha fatto esattamente le stesse cose in un'azienda competitor, per cui che opera nello stesso business e dove appunto che può essere interessato a cambiare. Per cui ecco, questi sono i bisogni che abbiamo individuato, bisogno appunto lato candidato, per cui Marianna che diceva: come faccio a esprimere quello che so fare, e dall'altro lato le aziende che ricevono centinaia e centinaia di fogli di carta, di curriculum. In media abbiamo fatto una serie di analisi, abbiamo visto che un'azienda multinazionale in Italia riceve più di 200.000 curriculum all'anno. Capite che sono numeri importanti e che è difficile emergere, per cui spesso il 75% dei curriculum viene scartato in automatico, per cui io voglio lavorare per un'azienda ma non vengo neanche preso in considerazione, perché sono abituati a lavorare per algoritmi, perché ovviamente le aziende devono essere efficienti, devono appunto filtrare queste mole di documenti che ricevono. Per cui in automatico si perdono dei candidati di alto potenziale che magari sono motivati per la loro realtà e che possono portare del valore. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso appunto di creare una piattaforma dove le aziende possono pubblicare delle opportunità di lavoro e dare una sfida ai candidati. Per cui gli sottoponiamo una specie di business case in cui diamo una missione ai candidati e gli chiediamo di immedesimarsi nel ruolo del neoassunto e di proporre una soluzione a una determinata problematica che gli sottoponiamo. Per cui è una cosa molto concreta, tra l'altro in una prima fase nascondiamo l'identità dei candidati, questo per dare spazio al merito, e fare in modo che si abbattano i pregiudizi, per cui non conta più cosa ho fatto, il mio passato, cosa,
cosa ho studiato, qual è la mia esperienza, sicuramente poi sono elementi che verranno presi in considerazione in una seconda fase, ma in una prima fase è benissimo, cosa faresti in questa situazione, cosa hai capito di noi? Innanzitutto i candidati si orientano alla scelta del loro futuro impiego, per cui valutano se effettivamente è la realtà per cui vorrebbero lavorare, e poi propongono una soluzione, per cui se sono veramente motivato, se ho voglia, accedo al portale, mi registro gratuitamente e propongo la mia soluzione. Sempre appunto nell'ottica di orientare i giovani a individuare il loro futuro lavoro, abbiamo dato la possibilità alle aziende di creare delle loro pagine vetrine dove si raccontano, possono caricare immagini, video, abbiamo inserito i virtual tour degli uffici per cui potete andare a curiosare all'interno proprio degli uffici delle aziende, per cui navigate sulla nostra piattaforma e vedete gli spazi, le persone che ci sono all'interno, avete una serie di informazioni per capire la realtà, per cui il numero di persone che ci lavorano, la percentuale di uomini e donne, l'età media, tutti i dati utili per capire che tipo di organizzazione è quella che offre l'opportunità. E poi appunto, come dicevo, le job call e special call, che sono i nostri servizi, che sono appunto delle sfide volte a appunto o guadagnarsi un'opportunità di lavoro oppure dei bonus di varia natura, per cui le aziende possono anche lanciare dei contest, delle sfide in cui poi possono offrire dei premi di diversa natura, per cui potete essere invitati in una giornata in azienda, seguire un percorso formativo con il top management piuttosto che ricevere dei bonus economici, per cui ci sono varie opportunità a seconda di quello che l'azienda può mettere a disposizione. Noi siamo partiti nel settembre del 2014, abbiamo speso un primo anno nella costruzione della nostra piattaforma digitale, siamo andati online nel settembre 2015. E ad oggi abbiamo costruito un network che conta da un lato più di 60 aziende clienti, che come vedete sono queste che vedete sullo schermo, per la più parte sono grandi gruppi multinazionali, ma non solo, ci sono anche piccole e medie imprese e start-up, che poi sono le prime ad aver bisogno di persone motivate, intraprendenti, che siano dei propositori di soluzioni. La nostra community ovviamente lavoriamo sui social network, per cui siamo presenti su Facebook, LinkedIn, Instagram, e ogni volta che abbiamo un'opportunità di lavoro la andiamo a sponsorizzare su questi canali, per cui potete seguirci su questi canali e vedere le opportunità che ci sono. Ecco, questo per darvi una breve panoramica di chi siamo. Bene, grazie Isabella. Quindi molto bene. Quindi bisogni, il tipo di bisogno, vi svelo infatti un piccolo segreto: tante volte non sono soltanto i giovani o anche i meno giovani che non sanno come trovare il lavoro, tante altre volte sono le stesse imprese, le stesse aziende che fanno fatica a capire ma qual è la persona che potrebbe andare bene per noi. Ed è questo molto, quando uno inizia a capire questo, metà delle paure, dei timori già se ne vanno via, c'è l'altra metà sui quali lavorare, ma poi in fondo uno è anche lì apposta per provare a migliorarsi. Per cui da questa bellissima esperienza passiamo alla seconda, quella di Giovanni Alli, che ci parla di tutt'altro, perché lui ha fondato Zeus. Dici un po'. Noi eravamo gente, io e degli altri colleghi, a cui piaceva innanzitutto smanettare con i computer, queste robe qua, le applicazioni, e poi stavamo facendo il dottorato di ricerca in ingegneria. Tu dici, perché fai il dottorato di ricerca in ingegneria? Ma perché fondamentalmente all'inizio uno voleva continuare a fare quello che gli piaceva invece che andare a lavorare per un'altra azienda. Quindi siccome siamo riusciti a trovare questa opportunità con un bravissimo professore, siamo entrati a fare questo dottorato di ricerca e io in particolare mi sono cominciato a occupare di biciclette. Biciclette perché a me piaceva andare in bicicletta. Mio nonno mi portava in bicicletta, avevo 13 anni quando mi portava in Liguria a far salite, che voglio dire, non ve le raccomando, perché arrivate in cima che avete sudato tutto quello che avete in corpo.
ricordandomi questo, ho detto perché non rendere più facile andare in giro in bicicletta? La gente non va in giro in bicicletta, vi parlo di una decina di anni fa, in cui il periodo in cui tutti andavano in giro col motorino, adesso tutti vanno in giro con lo smartphone, quindi il mondo è cambiato decisamente. La bicicletta per me era sinonimo all'epoca di essere più liberi, perché non devi fare benzina, non devi pagare l'assicurazione, non devi pagare il bollo, né niente. Quindi perché non portare più gente in bicicletta? Perché non fare una bicicletta elettrica? Sì, ma le biciclette elettriche ci sono brutte, sono grosse, sono da vecchi. Allora facciamo una bicicletta ibrida. Io ho avuto la fortuna di finire un gruppo di ricerca che faceva anche veicoli ibridi, moto ibride, auto ibride. Ho detto, prendo quello che i miei colleghi sanno, glielo rubo e faccio la bicicletta. E così è nata Zeus. Adesso metto un video di circa 3 minuti in inglese, così se avete delle domande su quello che dice, ma secondo me lo sapete meglio di me l'inglese, quindi... Within the cities, bikes are the most efficient vehicles man ever created. Still, we always try to be faster, to move quicker, and to make boundaries disappear. Imagine a bike that helps you, reducing your effort. Imagine a smoother ride experience within the city jungle. A bike that supports your body in the most natural way. A wise supervisor that makes your ride more efficient, anytime, anywhere, not needing anything but yourself. With this idea in mind, at Zeus, we created a technology that assures the most natural ride ever, and we call it Bike Plus. During everyday rides, Bike Plus reduces your effort while pedaling, and it does not need any care, neither recharging a battery at night. How is that possible? When you ride it, Bike Plus manages your energy to enhance the ride experience by increasing your body efficiency. Using a patented technology, the system decides the best moments to give you a boost, or to ask you a little effort to store some energy into the batteries. It also generates back energy to the batteries while braking. The system also pushes you on slopes, flattening your ride. All the Zeus technology lives in a tiny and light rear hub. It integrates batteries, motor, and electronics along with multiple sensors. Detecting your pedaling condition, it runs the Bike Plus algorithm more than 100 times per second, making your ride just smoother and better. In case you want it, you can also connect your smartphone and customize settings, manage the energy flows in the system, and lock the bike. Stronger than a bike. Smarter than an e-bike. You can enjoy this riding pleasure limitlessly. People are the motors of our cities, and creating Bike Plus, we increase their efficiency. So why ride a bicycle when you can ride something more? Just be wise. Change the way you ride. Questo video è il primo video che abbiamo fatto per spiegare la tecnologia ed è molto ingegneristico. All'inizio noi eravamo ingegneri, siamo ancora ingegneri in gran parte, però pensavamo di comunicare la passione che avevamo per questa tecnologia, la tecnologia che mantiene la tua bici carica, però ti dà una mano quando tu incontri una salita, quando tu parti al semaforo. Insomma, questo oggetto che noi abbiamo creato sfrutta i vantaggi dell'ibrido a favore delle nostre gambe. Poi, come avremo modo di approfondire, abbiamo cominciato a venderlo e il 95-96% delle persone che lo usano come se fosse un oggetto completamente elettrico. Quindi della mia invenzione sull'ibrido, però è bello e quindi la gente lo compra. Quindi adesso poi ne parleremo di più. Adesso lascio la parola. Ciao a tutti.
Mi unisco anche ai ringraziamenti senza ripeterli, ma come se l'avessi fatto. Sì, ho fatto l'agricoltore perché non sapevo cosa fare nella vita, proprio così, no? Allora, sì, noi siamo una startup, diciamo, ma sostanzialmente un'azienda agricola. Parlo al plurale perché siamo due soci, l'altro ovviamente è su, perché i lavori agricoli non si possono rimandare, non si possono stoppare, per cui ho dovuto rimanere su a tenere in piedi l'azienda. E siamo una startup agricola che è attiva da 2 anni e siamo geograficamente sopra Lecco, sulla pendice orientale del Monte Resegone, che è quello che si vede benissimo anche da Milano. Noi siamo sulla pendice che non vedete, cioè quella che dà sulla Bergamasca, che è la più sfigata perché non prende il sole, non ci passa nessuno. E alleviamo vacche e produciamo formaggi, principalmente produciamo formaggi, nel senso che il fatto di allevare vacche è connaturato alla passione che ci ha spinto a iniziare, ma se guardassimo solo il profitto di quello che facciamo dovremmo smetterla, perché prende tantissimo tempo, tantissime risorse e non c'è guadagno in quello. Il guadagno è nel vendere bene il proprio formaggio. E appunto abbiamo 2 anni di vita sostanzialmente. Siamo partiti col primo formaggio nell'ottobre 2016, prendendo in affitto una stalla, una struttura comunale, in questo che è il comune, adesso penso sia il secondo più piccolo d'Italia, ma ai tempi era il più piccolo d'Italia come numero di abitanti e di residenti, e non si sa perché aveva questa stalla del 2007, costruita nuova praticamente e mai utilizzata, perché pensata per riunire gli agricoltori locali, che ovviamente ci sono entrati e dopo 10 giorni ha litigato tra di loro, per cui l'hanno abbandonata al degrado. Siamo arrivati noi e l'abbiamo presa in gestione, non in gestione, l'abbiamo presa in affitto, perché poi l'azienda, in quanto animali, macchinari, eccetera, eccetera, l'abbiamo costruita noi, abbiamo preso solo i muri in affitto. E niente, quindi siamo partiti con le nostre 10 vacche, che mungiamo tutti i giorni e produciamo 5 diversi tipi di formaggio, che vendiamo un po' dappertutto ormai. Dopo 2 anni siamo riusciti dappertutto, no, in Italia, però iniziamo a farci conoscere. Noi rispetto al bisogno, noi siamo partiti, forse più simili a Giovanni, dalla passione, nel senso che siamo arrivati a fare gli imprenditori agricoli perché entrambi laureati in agraria qui a Milano, abbiamo avuto l'opportunità durante gli studi di incontrare, conoscere e anche stalkerare, nel senso di riempire di domande tanti imprenditori agricoli che negli anni hanno fatto crescere in noi il desiderio di provare a farlo in prima persona, cioè provare a cimentarci con la complessità di fattori con cui ha a che fare l'imprenditore agricolo quotidianamente. Per cui verso il 5° anno di università abbiamo iniziato a guardare un po' nel nord Italia quali potessero essere le opportunità per partire con un'azienda agricola senza un eccessivo bisogno di capitali. E dopo averne scartate un po' siamo finiti in questa struttura che ci permetteva sostanzialmente una partenza rapida con poco investimento, mettendo subito alla prova le idee che avevamo, rispetto soprattutto al contesto in cui ci collocavamo, che è quello della Valsassina, che forse è la zona a livello caseario più importante d'Italia. Io vi chiedo, l'avete già un po' detto, però come viene nata l'idea e come si fa a passare dall'idea alla realizzazione? Cioè, questa famigerata parola, il business plan, i soldini, da dove vengono fuori? Come si fanno? Perché noi siamo partiti dicendo che l'economia non è innanzitutto una questione di soldi, e questo ce l'hanno sottoscritto, però è anche una questione di soldi. Posto che io voglio rispondere a un bisogno, ok, quindi, e poi come faccio? Quindi la domanda che vi faccio è: come avete cominciato?
da dove anche le risorse sono venute fuori, che cosa avete dovuto guardare, dove vi siete dovuti orientare, a chi avete chiesto per dare il via, per rendere concreta la vostra idea. L'idea è nata da un bisogno concreto che abbiamo vissuto proprio noi sulla nostra pelle, per cui ci siamo chiesti perché, come avremmo potuto risolvere un problema che abbiamo vissuto noi per primi, e da lì abbiamo avuto l'idea di proporre una soluzione sul mercato. Una volta che abbiamo avuto questa idea, ovviamente bisognava capire come realizzarla, perché poi c'è appunto il passaggio dall'ideazione a rendere poi quell'idea concreta e eseguirla, fare in modo che poi funzioni. Per cui, cosa fondamentale, se avete un'idea, nel caso aveste un'idea, confrontatevi con più persone possibili, non siate gelosi delle vostre idee, perché poi appunto dall'idea all'eseguirla, a metterla giù, ci passa un mondo, per cui il più è iniziare a capire se quell'idea può stare in piedi, se c'è chi appoggia la vostra idea, chi vive la stessa esigenza, per cui parlate con più persone possibili. Per cui noi abbiamo iniziato così, a condividere la nostra idea con esperti di settore, con aziende, per provare a capire se quell'idea poteva funzionare. Poi arriva anche il sistema del business model, per cui ci siamo iniziati a chiedere appunto come questa idea poi può diventare, essere sostenibile, per cui da qui a creare appunto un'impresa. Per cui ci siamo messi a fare appunto il famoso business plan, ovviamente, che va fatto, per cui iniziare a mettere giù i costi, i ricavi, per cui assolutamente questo è fondamentale per poi renderla concreta. E poi abbiamo iniziato a bussare alle prime porte, per cui appunto iniziare a vedere le aziende che cosa ne pensavano, se potevano essere interessate a utilizzare il nostro servizio, la nostra piattaforma, e da lì pian pianino ha iniziato a prendere forma. Il sistema dei finanziamenti e dei soldi, per cui anche appunto quello che diceva Nicola, è si può fare, ci sono gli strumenti, noi ci siamo appoggiati per esempio a una piattaforma di crowdfunding all'inizio, per cui sono quelle piattaforme dove tu pubblichi la tua idea, il tuo progetto, lo presenti e chiunque può dare un contributo. Per cui noi abbiamo raccolto inizialmente 10.000 euro, tra l'altro la nostra idea è stata cofinanziata da Poste Italiane, per cui abbiamo iniziato a raccogliere qualcosa, poi abbiamo trovato un investitore, un business angel come si chiamano, per cui un investitore che ha deciso di credere nel nostro progetto e di investire 12.000 euro, per cui abbiamo iniziato a mettere insieme un po' di soldi che ci hanno ovviamente permesso di poi andare a trovare una software house che sviluppasse la piattaforma, per cui proprio ci desse la possibilità di costruire il nostro prodotto per metterla sul mercato. Inizialmente ovviamente i clienti non pagavano nessun tipo di costo per essere presenti sulla piattaforma, per cui abbiamo iniziato ad avere le prime aziende che hanno creduto in noi e che hanno deciso di iniziare a sposare la nostra idea, e poi pian pianino ovviamente poi tutto questo viene stravolto nel tempo, per cui tu metti giù un primo piano, poi devi essere pronto a rivederlo man mano che cresci, a rimetterti in discussione. Alla base di tutto la cosa fondamentale è la passione, cioè il crederci, cioè tu se non ci credi non parti, ed è secondo me, almeno dal mio punto, la mia scelta è stata una scelta abbastanza, cioè molto di pancia, per cui c'è poca razionalità, almeno poi appunto sento parlare di passione, è fondamentale, perché appunto poi ricordo una delle prime domande che ci aveva sottoposto Nicola è: ma chi te l'ha fatto fare? Poi dopo è una domanda che ti vai avanti, perché l'importante è tenere alta la passione. Ci sono dei momenti di up e di down, perché poi ovviamente fare l'imprenditore non è facile, però ci deve essere appunto alla base una forte passione e un forte credere in quello che tu stai facendo, quello che è la tua proposizione, quello che offri poi alle persone. Giovanni, come ha racimolato il suo gruzzoletto che serviva? Allora,
quando si prova ad avere un'idea, quando si ha un'idea, non si prova, arriva. In metropolitana insieme agli altri ragazzi dici: ma perché non facciamo questo, non facciamo quell'altro? Tu ci ridi su, poi torni indietro e dici: bello, bello, facciamolo. E mi ricordo ancora il mio professore che ha detto questa frase davanti a noi altri, ha detto: ma voi volete veramente cambiare il mercato della bicicletta? Volete veramente cambiare le cose? E noi abbiamo detto sì. Dopo 8 anni, 9 anni, devo dire che noi non abbiamo cambiato il mercato della bicicletta. Per cui non è che abbiamo fatto proprio quello che all'inizio pensavamo. Però da questa famosa frase, che poi dopo, rivedendo il mio professore, che comunque anche collabora ancora con noi, ci siamo detti: non siamo arrivati dove sognavamo, però forse qualcosa lo abbiamo fatto, riferendoci a una roba fisica e un oggetto che tra l'altro è montato su questa bici, quindi lo potete vedere. Questo mi ha fatto dire due cose. Prima cosa, mai essere diciamo gelosi delle proprie idee, come diceva Isabella, quindi farsi aiutare dalle persone a svilupparle, ma soprattutto, anche se l'idea e il tentativo di realizzarla non andasse bene, non bisogna abbattersi, perché il tentare di portare a termine una propria idea, un'idea che ha un senso, perché se ce l'abbiamo avuta ha un senso, è qualcosa che sicuramente ci fa onore. In questo però, soprattutto quando vai a creare un prodotto, hai bisogno di soldini. Per fare un prodotto come quello lì che vedete ci vuole qualche stampo, ci vuole qualche linea produttiva, ci vuole fare degli ordini, degli acquisti. Quindi quando uno va da un imprenditore, da un angel, quelli che si chiamano angel, cioè che ti danno i soldi, e gli dici: ho bisogno di 500.000 euro. E questi ti dicono: ah sì? Perché? Perché te li devo dare a te e non li posso dare a un altro? Quindi tu devi essere bravo a far trasmettere, oltre alla passione, perché la passione è facile da trasmettere, basta lasciarsi trasportare, anche la razionalità del tuo progetto, cioè il perché lo stai facendo e il cosa in mano. Quindi la prima cosa, il consiglio quando uno va a cercare dei soldi per fare un prodotto, è avere qualcosa in mano. Cioè io vado da uno che mi deve dare dei soldi con una bella PowerPoint, gli dico: guarda, queste sono le proiezioni del mercato della bici, la bici venderanno sempre di più, io faccio un pezzo elettrico, le bici elettriche stanno crescendo, è tutto molto bello, tutto molto roseo. E poi ti dico: sì, quanto costa fare il tuo pezzo? E tu dici: boh, perché non lo sai ancora. Se invece hai in mano qualcosa, quindi aspetti un attimo, vai avanti con le tue forze, provi a sviluppare i primi prototipi, vai alle prime fiere da solo, vinci i primi premi da solo, poi dopo questi che ti sganciano i soldi cominciano a dire: ma quasi quasi glieli sgancio. E poi cosa fai? Gli fai provare la bici. Quanti di voi hanno provato una bici elettrica? Quanti di voi hanno provato una bici elettrica? La prima volta che provi una bici elettrica com'è? Bella? Dici: oh, che figata, oh, va da sola. Allora, cosa fai? Prima gli vai davanti a un angel e gli dici, gli fai il tuo piano, e il piano deve essere solido, e poi lo convinci con l'emozionalità di quello che gli fai provare. Questo è quello che è successo a noi. Abbiamo trovato degli angel che ci hanno sganciato quei famosi 450.000 euro che ci hanno permesso di partire. Dopodiché anche noi abbiamo provato un crowdfunding, ma non in senso, non, diciamo, non come volevamo noi. È arrivato un ragazzo che aveva fatto un crowdfunding su un sistema simile al nostro, entra nel nostro ufficio, noi non ce lo aspettavamo, sapevamo che esisteva, era su Kickstarter da qualche mese, noi già avevamo il prodotto, e lui è entrato nel nostro ufficio direttamente dalla Slovenia in macchina e ci ha portato molto orgoglioso il suo oggetto. 20 kg di ruota. È entrato nel nostro ufficio e vede quell'oggetto lì, che sono 3 kg,
appoggiato su un espositore con cui avevamo vinto un premio, lo guarda, lo solleva e dice: ah, ma questo è vuoto. No, quello lì va, funziona. Ma come funziona? Allora lui praticamente, siccome è rimasto talmente impressionato, ci ha venduto la sua campagna di crowdfunding, ci ha dato i soldi che aveva preso lui e noi abbiamo dato ai clienti il nostro oggetto. E quindi questa cosa è stata un'esperienza particolare, cioè è arrivato uno da noi che era nei casini perché non riusciva a fare un prodotto che a lui piacesse. Poteva farlo e fregare la gente, poteva mandare fuori un prodotto che non... Invece ha voluto rimettere in gioco il suo essere parte di un progetto che a lui piaceva con le nostre capacità. E lì abbiamo cominciato a capire da lui, a imparare da lui, come si doveva comunicare il prodotto, perché lui era veramente bravo a comunicare il prodotto. Noi eravamo dei poveracci ingegneri, cioè veramente... noiosi, cioè, non so se avete mai avuto a che fare con qualche ingegnere, lo potete sapere. Noi parliamo per dove sta la virgola, quanti il grafico della funzione, queste robe qua. Invece lui parlava di: guarda che bello il colore fluorescente, guarda che bello che la bici, con questa bici qua non fai fatica. E allora lì abbiamo cominciato a imparare. Quindi la morale di questa storia è: lungo la tua strada tu incontri tante persone, incontri tanti competitor, incontri tanti che cercano di toglierti il business o di fare meglio di te, o incontri gente che ti vuole aiutare. Da tutti puoi imparare. Quindi, siccome voi siete brillanti e giovani e avete tantissima strada davanti, la cosa più bella è mettersi in gioco per cercare di imparare. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Rispetto a questa domanda, allora, per noi ha avuto un'importanza fondamentale il business plan. Lo rileggevo in questi giorni per delle questioni nostre e mi sono accorto, la cosa più importante per noi di aver fatto il business plan è stata quella di chiarirci prima di tutto qual era il nostro obiettivo, perché appunto noi non siamo una startup di per sé innovativa, nel senso che facciamo formaggi, li facciamo nel solco della tradizione, alleviamo animali in una maniera in realtà che per le dimensioni che abbiamo non è neanche tecnologicamente avanzata, per cui in cosa sta il nostro essere innovativi? Nell'approccio che abbiamo al mercato, sostanzialmente. E perché in Valsassina appunto non esiste azienda come la nostra, cioè che produce il latte, che segue tutta la filiera, che ha creato nel tempo una rete commerciale, nel senso, se tu vuoi comprare formaggi valsassinesi o vai direttamente dal produttore in Valsassina oppure compri i formaggi industriali, che non c'è niente di male, vanno benissimo, sono buoni, ma non c'è una via di mezzo, nel senso o vai dal piccolo produttore in azienda o vai se vai in un negozio, anche da PEC, anche dai negozi più rinomati che ci sono in Italia, la Valsassina è industriale, punto. Perché? Perché i piccoli non hanno saputo creare, non hanno avuto il giusto, secondo noi, approccio al mercato. Per cui, riguardando il business plan, mi colpiva che già nel business plan noi ci eravamo prefissati questo obiettivo, cioè quello di dare priorità assoluta al mercato rispetto a tutti gli altri aspetti aziendali. Ed era una cosa che nel nostro inizio non era così chiara, ce la siamo chiarita nel fare il business plan. Nel senso, il business plan, almeno per come ce l'hanno insegnato a noi in università, ti obbliga a dei passaggi, ti obbliga a rispondere a delle domande che per noi sono state cruciali, perché in un lavoro, come dicevo prima, così pratico come il nostro, il primo rischio è quello di perdere di vista l'obiettivo, per cui invece averlo scritto e averselo chiarito nel business plan è stato fondamentale per noi. Poi da lì è iniziato tutto un lavoro di sotto obiettivi che ti permettono nella quotidianità di tenere lo sguardo fisso sull'obiettivo finale. Però noi siamo partiti da un'idea un po' romantica e il business plan ci ha permesso di renderla concreta, al di là dei numeri, in termini di obiettivi e di fattibilità. Rispetto a tutto quello che avete detto, in realtà, essendo persone serie, avete già detto che non era tutto facile. Però volevo fare un piccolo, 3 minuti a testa, sul tema delle difficoltà.
A chi vi siete appigliati? Per esempio, tu prima dicevi che adesso in fondo a guardare al risultato economico questo viene e non viene. Altre sviluppa, loro sono partiti con una certa idea, dopo un anno hanno scoperto che era un'altra. Loro avranno avuto altre difficoltà, figuriamoci, il mondo del lavoro oggi, cioè pensate che chi ci governa cambia le norme del lavoro una volta ogni, forse ogni mese e mezzo, perché poi non si sa se una cosa è in vigore e l'altra no, quindi ci sono dei problemi per chi lavora sul lavoro. Quindi, partendo dal tema difficoltà, ecco, apriamo il velo. Allora, sicuramente appunto, difficoltà ci sono e ci sono ogni giorno per chi fa impresa. Una delle più grandi difficoltà per noi è stata raccogliere capitali, per cui trovare appunto i finanziamenti. Appunto quello che diceva Giovanni, spesso ti trovi a fare questi incontri di fronte ai investitori istituzionali dove ti chiedono benissimo, fammi vedere business plan, metriche, perché ovviamente fanno un investimento e vogliono vedere poi cosa gli ritornerà in tasca dopo tot anni. Per cui io in questo, in Italia, almeno in Italia, si concentrano molto sui numeri e su quello che è concreto, al di là della vision, che secondo me è molto molto importante. Per questo dico importante crederci, importante, perché poi si trova un modo. Il business plan è un'ipotesi che tu fai, che poi viene, almeno noi l'abbiamo cambiato più volte, abbiamo cambiato business model, per cui è un'evoluzione. Però tutto parte dalla tua visione, da quello che tu vuoi portare, per cui le punti bisogni a cui rispondi, la tua soluzione e dove vedi qual è appunto l'obiettivo e come vuoi svilupparla. Per cui ci siamo trovati per un anno intero a fare incontri con appunto questi signori che non capivano, da un lato non conoscevano il mercato in cui operavamo, e poi volevamo vedere numeri, numeri, numeri. Per noi non ci sono solo numeri, numeri, numeri. Per cui poi dopo un anno, che è stato frustrante, perché poi ti trovi a tornare a portare via il tuo progetto e dire benissimo, non raccogli, cos'è che c'è che non va. Poi, per cui innanzitutto è fondamentale capire a chi rivolgersi a seconda della fase in cui sei, per cui non vai da poi un fondo di venture capital, cioè per cui ci sono dei fondi che fanno degli investimenti di un certo taglio, e tu devi capire in che fase sei e che cosa appunto vuoi raccogliere, chi è l'interlocutore più adatto. Per cui dopo un anno in cui abbiamo preso porta in faccia, abbiamo deciso invece di appoggiarci a una piattaforma di equity crowdfunding questa volta, perché sono arrivate anche queste piattaforme in Italia, una delle più famose americane, Kickstarter, dove tu appunto pubblichi la stessa modalità del crowdfunding, solo che pubblichi il tuo progetto e poi dai azioni della tua società, per cui decidi un valore e poi decidi qual è il taglio minimo che vuoi raccogliere e il massimo. Per cui diciamo adesso abbiamo appena chiuso una raccolta che è andata a buon fine, per cui finalmente siamo riusciti a portare a casa anche dei capitali che poi ci serviranno per investire principalmente nella tecnologia, nel nostro prodotto, che poi è quello che noi vendiamo, e diventare sempre più scalabile e poter poi fare degli sviluppi per noi necessari. Però ecco, c'è stato un anno e più in cui abbiamo preso porta in faccia, per cui insomma non è stato facile. Questa è stata una delle più grandi difficoltà che adesso mi vengono in mente. Poi, come dicevo, ogni giorno c'è qualcosa da risolvere, però questo è fare impresa. No, grazie anche di questo racconto, perché non era affatto scontato. E quindi grazie anche dell'incoraggiamento, e mi fa piacere che manifestate un po' di attenzione, perché proseguiamo in questo giro e raccontiamo un po' non tanto quello che non va, ma i muri da abbattere, le porte da aprire dalla parte giusta, le giornate storte, il day by day, dice qualcuno, giorno per giorno. Se avete circa un mesetto vi racconto le difficoltà che ci sono nel fare una startup. Da dove si comincia? Vabbè, le occhiaie vi cresceranno un casino, cioè diventeranno veramente quasi uniche con la vostra faccia. Cosa succede? Stai per arrivare al lavoro, ti chiamano, ti dicono
C'è qualcosa che non va. Ah. Cosa? Che robulà. Quale cosa? Ma sì, abbiamo messo su quel coso lì, l'abbiamo messo a 10 ampere. Si brucia. Oh, cazzo. Tu ne hai appena fatti produrre 1000. Allora stai lì, apri, dissalda. Robe grosse, ma vi dico, con la lente di ingrandimento si fa fatica a vedere. Io non ho studiato elettronica, quindi ero lì a tirare giù. Probabilmente ho chiamato tutto il calendario dei santi, dall'1 gennaio al 31 dicembre, mentre insieme ai miei colleghi saldavamo con queste cose che per me erano magie, scaldavi la roba e poi la provavi. Perché noi abbiamo fatto un oggetto che doveva essere super figo, intelligente, che si doveva spegnere da solo. Allora, per spegnerlo da solo, noi gli abbiamo detto, a un certo punto del codice, non so se siete pratici con i computer, a un certo punto gli abbiamo detto spegniti, come si fa con un computer, no? Spegniti, facile, no? Peccato che per spegnersi lui deve fisicamente spegnersi e deve avere un oggettino che diciamo si suicida. Quell'oggettino che si suicida ce l'avevano saldato male e quindi noi abbiamo dovuto risaldarlo su 1000 schede. Solo che dovevano consegnarle, perché poi da quelle schede ci dovevano costruire la batteria e dovevano consegnarle venerdì, e le schede sono arrivate mercoledì, erano 1000. Quindi immaginatevi, cioè, stare a perdere la vista a tutti. Ah, tu cosa fai? Ah, tu fai il bilancio della società, vieni, devi saldare. Tu cosa fai? Tu disegni, no, vieni, devi saldare. Tu sei quello che pulisce, ma non sei quello che pulisce, tu lavori per me. No, ma io sto pulendo qui i bagni. No, vieni che devi saldare. Tiri su tutta la gente che puoi con queste pinzettine saldare. E questa c'è una roba che alla fine fa ridere. Se ci parli o anche cose del tipo, ti chiama l'azienda, ti dice non mi va bene il tuo disegno. Ah, per quanto ti serve? Tra 3 ore. Come tra 3 ore? Sono le 8 di sera. E qua non sono le 8 di sera perché... Ma come? Ma tu non sei di Brescia? Sì, ma adesso siamo negli Stati Uniti, quindi se me li dai tra 3 ore poi dopo io li mando indietro. Ma te li mando domani? No, ma preferisco controllarli stasera. Che quindi tu le 8 di sera, 3 ore, glieli mandi, non van bene, te le rimanda, altre 3 ore, alla fine... La gente entra nel tuo ufficio, ti vede e ti dice, ma sei qui? Sei già arrivato? No, veramente, sono ancora andato a casa da ieri sera. Per quello, cioè, ci sono difficoltà, non solo, io vi sto parlando di quelle più facili da capire, che sono quelle tecniche, ma anche difficoltà legate a screzi che potete avere con dei vostri amici, perché le cose non vanno bene e quindi... Vi guardate negli occhi, litigate, cioè vi mandate a fanculo. L'importante è comunque è non nascondere le cose, perché se le nascondi poi è peggio. Se invece ti chiudi in una stanza, ti mandi a cagare a quel paese una o due volte, non capisci un cazzo tu, non capisco un cazzo io, poi si prende un caffè insieme, scusate il linguaggio colorito. Cioè mi scusino i professori il linguaggio colorito, i ragazzi non penso che gliene freghi niente, sinceramente. Comunque non abbiate mai paura di dire a quelli che stanno facendo il cammino con voi quello che pensate, perché così si distruggono le cose. La gente se ne va perché non parla. Immagino che tu e il tuo socio... No, e soprattutto perché lui ha a che fare con altre persone e con i microchip. Lui ha a che fare anche con gli animali. Allora, quindi mi immagino adesso che cosa ci racconterà. No, ne avrei tantissime. Anche perché l'agricoltura è un mondo, cioè è fatto di intelligenza pratica, e l'intelligenza pratica ha ancora un'importanza, non so, adesso forse sbaglio a dare questa definizione, però è fatto di sapere dato dall'esperienza, tantissimo. Scusa se ti interrompo, tu sai mungere? Sì. Qualcuno di voi ha mai munto una mucca, una vacca, non so come si dice? Quanti? Hai dei nomi, Roberto. Beh, dai. Poi tramite lei mandate il curriculum a lui. Esatto, okay? Tramite lei mandate il curriculum a lui, dice giustamente. E questo significa la collaborazione fra imprese, tra l'altro. Ecco, vai. E niente, sì, mungo 2 volte al giorno, sempre io, perché il mio socio fa il formaggio e non ama sporcarsi le mani, quindi tendo a farlo io.
Quindi niente, cioè, le problematiche sono tante, anche perché noi abbiamo fatto il salto proprio università impresa nostra, senza passare da un lavoro dipendente. C'è un'interferenza in sala, qualcuno può abbassare il volume dei microfoni? Grazie. E niente, poi essendo esseri viventi è complicato, anche perché vivono di tanti stress extra, cioè l'ambiente li condiziona molto, per cui non è facile capire da dove arrivi il problema lavorando con gli animali. Le cose più problematiche che abbiamo avuto sono stati sicuramente i parti, cioè quando le vacche partoriscono sono bestioni da 500 kg che soprattutto al primo parto si innervosiscono molto, deve aiutarle molto e insomma sono esperienze toste. E poi non ho capito come mai noi su 10 parti nella prima fase della nostra azienda ne abbiamo avuti 10 di notte, per cui sempre con la sveglia puntata, sempre, non anche so. Se non erano negli Stati Uniti lo stesso, no, sempre di notte, sì. Okay. Sì, tutte, si vede che avevano il fuso orario sfalsato comunque. Bene, difficoltà allora... pratiche pieno. Io volevo tornare un secondo su quello che dicevo prima dell'obiettivo, perché per me la difficoltà più grande è proprio quella nel quotidiano di stare sull'obiettivo, nel senso una volta definito l'obiettivo che ci siamo dati, che è quello di avere un approccio commerciale diverso, nel quotidiano come si esce dalla logica per cui diventa più importante cambiare una lampadina in stalla piuttosto che seguire e coccolare il tuo cliente? Noi l'abbiamo fatto grazie all'aiuto di alcune persone che in questo ci hanno aiutato, più esperte di noi, grazie appunto a dei micro obiettivi, ma dei micro compiti quotidiani o settimanali che ci hanno permesso di stare dritti su questa strada. E se io devo pensare alla difficoltà più grande di questi primi 2 anni, per me è stata questa, perché io, venendo da una formazione fondamentalmente tecnica, cioè dove per me il punto centrale della mia azienda era l'animale, il benessere dell'animale, la produzione dell'animale e alla fine il formaggio, il pensare di dover mettere in secondo piano questo in funzione dell'obiettivo primario e come obiettivo intendo il motivo per cui la nostra impresa poteva stare in piedi, non è stato scontato ed è stato nella quotidianità il fattore più difficile, cioè rinunciare a aspetti tecnici della produzione in favore dell'aspetto economico e dell'aspetto commerciale. Per cui se dovessi dare un consiglio a chi parte, poi io parlo del mio caso specifico, ma penso possa valere un po' per tutti, è quello di farsi aiutare o comunque di trovare un modo per non perdere mai di vista nel quotidiano cos'è importante davvero. Perché per me questa è stata la difficoltà più grande. Cioè... Grazie mille. Mi dai il là per farmi prima di tutto io la domanda e per rivolgerla anche a voi. Che cos'è importante per me nel quotidiano? Che cosa conta in questo istante? Questo è un esercizio che vi suggerisco di fare, non tanto adesso, ma anche adesso. Quando vi troverete a dialogare con qualcuno, magari userete la sua piattaforma e avrete l'intelligenza e l'audacia di presentarvi con un'idea, però potrebbe anche darsi che vi dovrete presentare con la vostra bella faccia, i vostri bellissimi talenti e quel po' di ansia che ti prende quando sei davanti a una persona alla quale devi dimostrare qualcosa. Io rubo solo 30 secondi per dire una cosa: qualunque talk show, qualunque programma televisivo vi dirà che in Italia bisognerebbe fare almeno 2 cose: una riforma fiscale per pagare meno tasse e una riforma della burocrazia per impiegare meglio il tempo. Ora, siccome la riforma fiscale per pagare meno tasse impiega tantissimi soldi e quindi si tende sempre a rimandarla, c'è quella invece per utilizzare meglio il tempo che tutti più o meno dicono sempre che si potrebbe fare. E quindi in questo senso, secondo me, penso che qualcosa è stato fatto, ma più delle mie parole che contano zero, conta la vostra esperienza. E quindi, prego. Cioè, in agricoltura è un mondo a parte, per cui in realtà ve lo so. È un mondo a parte, è un mondo... Gli agricoltori piangono sempre, ma in realtà è un mondo ipertutelato, in cui la burocrazia è demandata sempre ad altri e l'agricoltore su questo ha poco da fare e poco da metterci la testa.
Il che dà anche la scusa agli agricoltori per incolpare sempre gli altri quando fanno delle cappellate a livello di tasse, mica tasse. Per cui non saprei bene rispondere a questa domanda se non che per noi è pieno di fondi europei e su questo siamo riusciti a lavorare bene e ho visto un cambiamento nel passaggio tra due diversi programmi di aiuto all'agricoltura c'è stata una grande semplificazione, per cui forse c'è l'attenzione a questo tema. Quindi dall'agricoltura una nota positiva, cioè se avete un'idea non è detto che si perderà fra le scartoffie, fra gli uffici della provincia per firmare il permesso. Questa è una buona notizia. Tu cosa ci racconti in merito, anche a proposito del tema delle start-up, delle PMI innovative, ora senza fare un simposio su questo argomento, però una parolina. Posto che la maggior parte delle start-up non superano i 3 anni, la maggior parte delle start-up di prodotto non superano i 3 anni, negli ultimi tempi, almeno io parlo, noi siamo attivi dal 2013, quindi ormai sono 5 anni e mezzo, noi abbiamo avuto accesso a dei fondi sia tramite un bando della Regione Lombardia sia tramite bandi europei e questo sicuramente ci ha dato una mano. Burocraticamente siamo sempre lì, cioè da un lato uno dice vorrei impiegare meno tempo, dall'altro lato la struttura del nostro paese, come ben sappiamo, ha generato anche posti di lavoro per tenere in piedi la burocrazia, quindi da un giorno all'altro dire non mi serve più andare a fare le visure, non mi serve più andare a fare ogni volta che faccio con l'assemblea dei soci, devo fare tutte queste cose qua, mettere, depositare destra e sinistra, quindi non mi serve più il notaio, queste robe qua, alla fine sarebbe una cosa che gli strumenti tecnologici che abbiamo rendono fattibile, però è un po' meno fattibile con la struttura che abbiamo, ma non solo in Italia, anche all'estero. Io ho avuto la fortuna di vederla da vicino negli Stati Uniti e là ci sono più cose da fare. La differenza sostanziale tra quello che vedo 5 anni fa, perché io ho cominciato a vederlo 5 anni fa, e quello che vedo adesso è che adesso forse ci sono un po' più degli strumenti di aiuto, cioè anche stessa le piccole e medie imprese ad esempio sono aiutate da Confindustria piuttosto che Confartigianato, cioè uno può iscriversi a questi programmi per essere aiutato senza problemi. Adesso noi abbiamo avuto la fortuna di essere acquisiti da una azienda più grande, quindi ci danno una mano loro in questo, diciamo. Io non capisco niente di queste cose. Quindi avete avuto questo passaggio, per cui da azienda, da microimpresa, siete state acquisite da un'impresa più grande. Sì, perché il tema oggi, voi se vi capita di ascoltare qualche telegiornale, vedete ogni settimana c'è una grande impresa italiana, non so, la Pernigotti è l'ultima, che viene comperata da qualcuno, quelli della moda un po'. Quasi tutti sono stati acquisiti, comprati da. Per cui questo non stiamo qui, non è il compito nostro oggi dire va tutto bene, va tutto male, però per crescere spesso non è detto che si cresce da soli, così come un bambino all'inizio ha bisogno dei genitori, poi ha bisogno degli amici, ha bisogno della scuola, anche un'impresa all'inizio ha bisogno della sua idea e del primo gruppo che ci crede, che sta fino alle 3 di notte perché è in America, poi ha bisogno di strutturarsi, ha bisogno di programmare, ha bisogno di guardare lontano, perché non basta a volte solo l'intuizione, crogiolarsi con la bella idea, ma bisogna guardare anche un po' come va il mondo e come va il mercato, senza dimenticare se stessi. È per questo che mi riallaccio al tema che stavamo affrontando prima. Quindi, siccome qualcuno di voi dovrà capitare di raccontare se stesso, io volevo chiedere a loro se vi è già capitato di dover incontrare dei possibili collaboratori nel vostro campo e se sì, come è andata, che cosa cercate nella persona e se no invece che cosa vi apprestate a cercare in chi vi dovrà dare una mano al vostro interno.
Beh, ovviamente noi li cerchiamo tramite la nostra piattaforma, va da sé, nel senso che ovviamente attiviamo delle job call, per cui siamo i primi utilizzatori del nostro servizio. E devo dire che siamo sorpresi molte volte anche noi, perché adesso abbiamo tra l'altro appena inserito una nuova risorsa, adesso siamo in 9 con l'ultimo arrivato, che ci ha presentato un progetto che ci è piaciuto moltissimo, e poi guardando il suo percorso, il suo curriculum, ci siamo detti ma forse non l'avremmo mai considerato, perché appunto avrebbe dovuto affiancare la nostra responsabile finanziaria, e arrivava da una realtà di videoproduzione, per cui era un creativo però che doveva sviluppare i suoi progetti in toto, per cui aveva anche un'esperienza di pianificazione molto preciso, per cui ha due anime, creativa e invece molto, molto concreta, per cui l'abbiamo inserito e dà un supporto anche in maniera trasversale, perché poi appunto ha più competenze. Per cui quello che cerchiamo dai nostri collaboratori è innanzitutto appunto un brillio negli occhi, per cui devono amare l'idea, la nostra, appunto, la realtà in cui devono inserirsi, devono essere flessibili. Siamo una realtà piccola, in crescita, costante cambiamento, per cui devono essere consapevoli della realtà in cui si vanno a inserire, e devono essere appunto dei propositori di soluzioni, degli innovatori, persone intraprendenti, con voglia di fare e di ovviamente star dietro a ritmi non sempre standard, facili, perché appunto, come diceva Giovanni, a volte si fanno le nottate o comunque ci sono delle esigenze last minute dove tutti dobbiamo metterci per appunto trovare delle soluzioni, per cui questo è sicuramente quello che cerchiamo. Bene, allora loro cercano buone idee e il brivido negli occhi. Ecco, io non pensavo che stamattina, parlando di lavoro, avrei sentito queste espressioni, mi sarei sentito dell'altro. Allora, proprio per questo mi sento incoraggiato a continuare. Voi cosa cercate o cerchereste o cercherete nelle persone che collaborano con voi? Secondo me la descrizione che ha dato Isabella vale in tutti i campi. La descrizione data da Isabella vale in tutti i campi. Adesso io mi permetto di aggiungere che ci potrebbero essere dei collaboratori esterni, perché magari uno arriva e dice: io ho un'azienda, voglio fare questa cosa con te. Allora, di tutte le esperienze che ho avuto a dare anche una mano, anche non è necessariamente una cosa per cui il tuo nome finisce su quella cosa lì, però loro sanno che tu sei esperto di chi robi lì i motori, e quindi vengono da te, ti chiedono una mano, tu impieghi le notti famose invece che a dormire, tanto comunque non dormiresti, a dargli una mano, e niente, ti viene un po' di gloria, qualche soldino, qualcosa. L'importante secondo me in questi casi è, oltre alla passione tutto, quando tu aiuti, che quando viene aiutato, riuscire a dare un volto affidabile alla persona che ti sta di fronte, perché più che i business plan e i numeri, tu gli stai dando in mano, se lui fa il lavoro o lui sta dando in mano a te, un pezzo della sua esperienza, e quindi di questa persona ci si deve fidare, e quindi deve essere affidabile. La cosa che dovreste cercare sempre anche voi quando andate vi approcciate a qualcun altro per chiedergli una mano è quella. Non chiedereste mai una mano a uno di cui non vi fidate. Quindi questa è una cosa necessaria anche nei collaboratori. Certo, quando uno vede la scintilla negli occhi è più facile. Noi non abbiamo collaboratori. Non cercheremo collaboratori, però posso dire cosa ho visto in un anno di alternanza scuola-lavoro in azienda, nel senso che sono venuti da noi ormai una decina di ragazzi a lavorare nel fine estate, inizio autunno, e la cosa secondo me che ho visto come differenza sostanziale tra un buon aiutante e un cattivo aiutante, o tra una persona che mi fa piacere avere di fianco nel lavoro e una persona che invece è più un peso,
è la, il fatto di affrontare i problemi con gusto, non so come dire, cioè, due approcci diversi ho visto. C'è chi il problema, il fatto di dover ragionare su una questione, di dover trovare una soluzione, lo vive come un peso, come uno scotto da pagare per fare l'esperienza in azienda agricola, per fare, e c'è invece chi lo vive come un'opportunità. Per cui io ho visto proprio una grossissima differenza tra chi lo vive come un peso, ed è un peso anche per me, e chi invece lo vive come un'opportunità e trova, sembra trovare gusto nell'affrontare, nel risolvere i problemi, che invece è stata una risorsa o è una risorsa. Per cui se un giorno mi troverò a cercare collaboratori, cercherò questo. Magari qualcuno di voi lo sorprenderà e gli metterà su un bel progetto per fare l'e-commerce, in modo che si allarghi la rete commerciale dei suoi prodotti, per esempio, no? Io sono sicuro che qualcuno, già tu sì, secondo me sì, ce la puoi fare. No, perché in realtà le idee nascono da qui. Lui, io li ringrazio già prima, ringraziamenti si fanno alla fine, ma non importa, perché si sono comunque aperti con noi oggi. Lui ha detto, io oggi non sto cercando collaboratori, per cui se posso permettermi l'augurio più grande è ti auguro di cercarli al più presto, anche perché sei già un bacino dove cercare per una certa area, non necessariamente per fare gli agricoltori, ma per sviluppare le altre aree dell'impresa che servono per rendere la tua impresa più consistente, più aperta e più pronta ad affrontare i prossimi 10 anni.